Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrenico Naturno su Detective Pikachu. Iniziamo oggi una nuova avventura nel mondo Pokémon, però con un piccolo cambiamento. Dunque, selezioniamo la lingua con cui vogliamo giocare. Ovviamente italiano. Lingua italiana, vuoi confermare? Certo, confermo sì. Però c'è un'altra cosa che bisogna vedere. Premiamo Start. E andiamo su nuova partita, credo. Primo salvataggio, ok. Vuoi giocare in modalità facilitata? Nah. Sono swaggy e voglio farlo di prepotenza, difficile. Pikachu. Ancora quel suono terribile. Ah, quindi nessuno lo capisce. Gli manca solo il dito medio. Allora, vi spiego brevemente una cosa. Ci sta un Trubbish, dai. Siamo quella che sembra essere New York. O una metropoli comunque sia, dai. Non diciamo New York, una metropoli. Eppure qua in Italia la monnezza sta in giro per strada, quindi. Ok, vorrei vedere solo una cosa. La lingua, c'è anche il giapponese parlato. E io ho visto. It's been 2 months since my dad disappeared. I've come here to Rhyme City to start looking for clues. Rhyme City. Ho visto 5 minuti di gameplay da un ragazzo giapponese che fa gameplay di giochi giapponesi e mentre gioca li traduce in americano, una cosa assurda. E volevo selezionare appunto la lingua giapponese perché io non sono uno di quei puritani che il sub è meglio del doppiato, no. Però sinceramente la lingua giapponese è più espressiva di quella americana in questo gioco in particolare. Pikachu e il suo berretto da investigatore. Is everything all right with you? Just talking to yourself? What? Wait. She didn't understand him? So, it seems that you're the only one who can understand what I'm saying. That's impossible. I don't really know what's going on, but you can understand me, so, all right. What are you talking about? No, oh, the Apom, Pikachu, the necklace. Okay. Are you ready? Mo vi faccio anche vedere una cosa, perché è davvero interessante. Stazione di tanti. Allora, prima di iniziare, c'è una cosa che vorrei farvi vedere. Un amiibo normale è così. Questo è l'amiibo di Samus Aran, ma non è questo l'importante. L'importante è che un amiibo normale è così. Quello di Detective Pikachu è così. È enorme. È tre volte uno, neanche poco più di due volte. È assurdo. È enorme. È gigantesco, è bellissimo. Davvero bello come amiibo. Infatti si vociferava di questo amiibo gigante. E wow, è gigante per davvero. Ok, cacciamo il pennino che potrebbe essere. Che c'è, degli impegni per caso? Veramente sì, ma questo è più importante.
E comunque sono in anticipo, ho un po' di tempo. Allora andiamo. Dopo ti posso accompagnare dove vuoi. Forza, ci fiamo con i furfanti e recuperiamo la collana. Ok. Corre di suo personaggio, non... Non ci serve che premo B per correre o altri tasti. Che fanno? Si fanno un hot dog. Ah, ok, ho capito, ho capito. Sono troppo... sono stato impulsivo. Ok, riproviamoci. Più vicino vado là, più è... meglio. Oppure devo premere quando proprio arriva... il bordo arriva sul cerchio rosso. Arancione, quello che è. Anche con tutto quel ketchup. Ma il ketchup è buonissimo. Dai. È un iPom. Ha una forza di una scimmia. Di un macaco. No, un macaco non è troppo forte. Un macaco per... Un iPom è debolissimo. Non ha tanta forza, eh. Oh, dai. La musica rispetto all'audio parlato è molto alta. Non che mi dia fastidio, però... che è successo? Dai che un Pikachu pesa pochissimo, dai! Inoltre, la versione originale, quella giapponese, ha solo 3 missioni, invece noi, in quella europea e americana, ne abbiamo 9. Poi probabilmente, comunque sia, saranno stati aggiunti dei DLC da quella giapponese e noi abbiamo la versione completa, probabilmente, quindi è una cosa un po' così. Sono scappati, guarda cosa hanno combinato. Non ho mai visto dei Pokémon comportarsi così in città. A dire il vero, si stanno verificando molti incidenti simili ultimamente. Penso che Pokémon che all'improvviso perdono il controllo. Questo però mi sembra un caso un po' diverso. Ah sì? Avete preso gli iPam? Purtroppo no, sono scappati. Ah, allora la collana... Mi dispiace moltissimo. Ehi, non c'è motivo di abbattersi, hanno lasciato un sacco di tracce. Basterà indagare un po' per trovarli. Eh? E tu sei capace, Pikachu? Che domanda, certo che sì. Dai, non perdiamo tempo, di' alle ragazze di stare tranquille. Ci pensiamo nel ritrovare la collana? Va bene. Non preoccupatevi, recupereremo la collana. Dici davvero, grazie mille. Molto bene, e adesso al lavoro. Da dove cominciamo? Io non so come si fa un'indagine. Beh, innanzitutto mi puoi aiutare a raccogliere informazioni parlando con i testimoni. Chiedi in giro se qualcuno ha visto gli Apom o la collana. Io non posso parlare con gli esseri umani, quindi conto su di te. Ok, ho capito. Hai con te un quaderno e una penna? Sì. Bene, ne avrei bisogno per annotare gli indizi e le testimonianze. Ok. Devi annotare tutti gli indizi. Ok, ci provo. Vediamo un po'. Un Apom ha rubato la collana a una bambina. Questa è la collana? Ottimo. Oh, aspetta. Bambina, ok. Ok, ragazza, perfetto. Madre, probabilmente, la bambina. Pikachu. Che si dà un sacco di aria. Ok. E questo è fatto. Quindi probabilmente devo controllare gli indizi, parlare con le persone. Dimmi! Hai visto degli Apom che scappavano? Sì. Uno di loro mi è passato proprio sopra la testa. Si sono dati da fare anche qui, eh? Sembra di sì. Con chi stai parlando? Ah, con nessuno! Saprebbe dirmi da che parte sono andati? Uno di loro è scappato di là, verso la banca. Grazie mille! Apom verso la banca. Pikachu, vorrei parlarti un attimo. Che c'è? Solo un attimo, per favore. Va bene, va bene. Calma. Prima stavo parlando con te a voce alta e quella ragazza ha fatto una faccia strana. Beh, mi sembra una reazione normale, però in effetti se la gente inizia a pensare che sei strano, potrebbe diventare diffidente e rifiutarsi di rispondere alle tue domande. Cerchiamo di fare attenzione quando ci sono altre persone. Ok, però dobbiamo trovare un modo per comunicare.
Facciamo così. Quando devo dirti qualcosa ti faccio un segnale, che ne dici? Sì, mi sembra un'ottima idea. Perfetto, allora proviamo. Quando faccio il segnale vieni a parlarmi. Lo preme. Ok. Qui invece? Pokémon stiloso, bello, cavolo. Rende molto bene con questa grafica. Sì? Hai visto un Napalm? Sì, qualcuno ha scombinato il taglio del mio furfru, ora sembra un furfru selvatico. Oh, delle macchie anche qui. Beh, qui ci siamo già stati, più o meno. Qualcuno ha visto un Napalm da queste parti per caso, lei? Sì, sono saltati improvvisamente giù dal tetto, mi hanno fatto prendere un colpo. Ha visto da che parte sono andati? Uno conteggiò dritto per questa strada verso il parco. Ce n'erano altri, ma sono andati in direzioni diverse, non saprei dirti dove. Verso il parco, grazie mille! Allora, facciamo una cosa. Andiamo all'Napalm a parco. Ok, quindi quando premo X parlo con Pikachu, se premo Y niente, start, niente. Ah, prima di esaminare quest'area, ho parlato con tutti, amico. Devo andare verso la banca, vuol dire? Ho parlato con tutti. Dovrei parlare con loro? Ah, ok, dovrei parlare pure con loro. Ok, e la collana? Azzurra e brillante la metto sempre. Me l'ha regalata la mamma. Niente, con la bambina a posto. Allora con la signora anche lei la collana. Ah no, non è la mamma quella. Ok, oh, un Diggersby. Wow. Va bene. Dig. Hai visto degli Apom? Dig, buca. Va bene, tutto chiaro, no? Cosa ha detto? Cosa? Non hai capito? No, ho sentito solo dei versi. Che strano, quindi capisci solo me. Ha detto che ha visto un sacco di Apom che scappavano. Non è un granché come testimonianza. Ah, fantastico. Grazie a te possiamo fare domande anche ai Pokémon. Quindi possiamo andare. Due direzioni. Dove sarà andato quello che ha preso la collana? Ho chiesto in giro, ma non ho scoperto nulla che ci possa aiutare. Ok, allora dobbiamo cercare degli indizi. Hanno messo sotto sopra la zona, quindi non dovrebbe essere difficile trovarne. La sala cinesca del negozio, per esempio. Proviamo a esaminarla. Sembra una macchia di vernice. Ha la forma della coda degli Apom. Forza, cerchiamo altri indizi. Certo. Ecco qua. Una macchia rossa. Odore di ketchup. E guarda, ha la forma della coda degli Apom. Quel birbante deve essersi sporcato quando ha lanciato l'hot dog. Ah, già è vero. Proviamo a chiedere informazioni su questa macchia di ketchup. Chi era quel tizio col berretto? Ok. Sì, il ketchup. Volevo chiederle, quella macchia di ketchup a forma di coda di Apom, ha visto cosa è successo? Sì, sono stati gli Apom. Bene. Hanno messo tutto sotto sopra. Hanno ri anche ribaltato quel tavolo. Un colpo di coda e bam! Cosa? Ne hanno di forza. Ti stava facendo quasi investire da un carretto. Quindi la forza lo sai che ce l'hanno, no? Ehi, niente paura, ci sono io con te. Hai ragione. Se ce ne sarà bisogno, potrò usare la tua mossa fulmine. Fulmine? Certo, li stenderò in un lampo. Ad ogni modo, abbiamo ottenuto nuove informazioni. È importante parlare più volte con le stesse persone. Quindi. Parla con Furfru. Vediamo un po'. Ok, vediamo un po' se Furfru. Oh, che ti ha detto? Che una volta a settimana la sua allenatrice gli dà da mangiare delle bacche molto cattive. A quanto pare, però, sono anche molto nutrienti. Le ha mangiate proprio oggi. È per questo che è così giù? Gli Epom non c'entrano. Già, dice che non sa nulla degli Epom. Ah, ok. Il ketchup, signora, lei sa qualcosa? Dunque, ora che ci penso, uno degli Apom aveva la coda macchiata di rosso. Quindi era ketchup. Per fortuna non era sporca del mio furfru. Non ha fatto attenzione, niente.
Non ha visto se quel furfrò, se quell'Apom aveva la collana. Allora, quello si è appoggiato sulla sala cinesca. Quindi direi di parlare anche con loro un'altra volta. No, con lei no. Con lei no. Con Diggersby. I Ketchup. Vediamo un po'. Che cosa? Cosa ha detto? Ha detto che l'Apom con la coda rossa aveva una collana. Grande indizio. Quindi l'Apom che ha la coda sporca di rosso, praticamente è l'Apom che ha la collana. Ok, vediamo un po'. Ipotesi. Dobbiamo prendere appunti. Sì, appunti, vai. Scopri dove è andato l'Apom. That's a nice drawing. Very well done for a first try. So, just like in the diagram you've drawn, the path splits off at a certain point. Let's see. We have testimony that the Apom split up and fled down different paths. So then, in which direction did the Apom with the necklace flee? If we were amateurs, this is where we'd quit. But of course we're not. You've got the crucial evidence, right? It's those marks that the tails made. Now, do you remember where you saw those marks? Fammi fare, oh. Così. You've got a good memory, all right. If that's the case, we can pin down the whereabouts of the Apom with the necklace. And that's all because we've heard some certain testimony. All right then, which bit of testimony was it? Il ragazzo con... No, Diggersby. Sì, dai. Now we should have our answer, right? Sì. Which way did the Apom run off to? This way or that? In su. Ecco qua. Perfetto. You got it. Great job. Verso il parco, ottimo. Did you find anything out? Yeah. Looks like the Apom ran off that way. So we're gonna follow. Good idea. We're counting on you. Please. It's my precious necklace. All right. Just leave it to us. What are you trying to do? Show off for the girls? No, of course not. Hey, whatever you need to do, my friend, I'm all for it. And it seems like you might be somewhat helpful on this case. Are you saying you're a real detective? I'm not just a detective. I'm a great detective. Detective Pikachu. Speaking of, what's your name? I'm Tim. Tim Goodman. Tim? Yeah, what's wrong? Nothing. Nothing at all. Nice to meet you, Tim. Now, let's go find the Apom. Ovviamente scopriremo cosa c'è che non va con il nome Tim man mano che andiamo avanti con la storia. Forse era il suo vecchio partner, il suo vecchio allenatore. Tanti, tanti, non so come si legge in teoria. C'è una H e mezzo, tanti park. Tanti park, tanti. Isn't that an napalm? Sì. Smells like a case. Now it's getting interesting. What do you think happened, Pikachu? Baccamodoro. I don't see any wounds or anything. Just seems to be unconscious. I don't see the necklace anywhere. If we investigate why it's unconscious, I bet we'll figure that out too. Non posso crederci, finalmente troviamo l'Apom e non solo ha perso conoscenza, ma non ha nemmeno la collana. Non perdiamo la calma, cerchiamo di esaminare la situazione. Tira fuori il quaderno. Ok. Trova la collana. Apom è vicino a un albero, privo di sensi, e la collana è sparita. Fortunately, there have been some traces left behind, which means we'll need to investigate the scene. Ok. Cosa intendi con sopralluogo? Bisogna esaminare attentamente la scena dell'incidente per trovare delle tracce. Ok, mi metto all'opera. Giornali.
Il giornale di oggi è tutto stropicciato. Vediamo cosa dice. Incidente sulla tua strada ghiacciata. È rovinato, si era già fatica. Una lattina? Una lattina vuota. Sarà stato Ibom a berne il contenuto? Credo sia solo immondizia, deve essere rotolata qui fin dal bidone dei rifiuti che è stato ribaltato. Il bidone è completamente vuoto. Strano. Ora, per terra è tutto sporco di gacia per succo di bacca. Sì, e questa è una bacca piccante, non credo che intendesse mangiarla. Ma bacca modoro, in teoria... Bacca modoro è molto speziata, ma... Ma la cosa sporca di ketchup. Forse è caduto dall'albero. Non si sveglia. Già, proprio cappò. La pancia, invece... È pieno di piccoli graffi, deve esserci stata una lite e lui deve essere finito KO. Oh, sotto la schiena una piuma. Ah, un Markrow allora. È una piuma nera. Ok, allora ci siamo. Nient'altro? Oh, foglie. Sono tutte sciupate, vengono sicuramente da una pianta di questo parco. Ottimo, abbiamo raccolto tutti quanti gli indizi. Segni di quotazione. Cosa è certa? Ipom è stato attaccato. Ma da chi? Cerchiamo di scoprirlo. Ma hai capito come si fa un'indagine, no? Devi annotare nel quaderno gli indizi che trovi tutte le informazioni che hai sul caso. Ok, allora, prima di tutto dobbiamo scoprire perché Ipom è svenuto. All right. First issue at hand is who or what could have attacked the Ipom. Whoever did that probably has the necklace, you see? When you investigated the scene, did you happen to find any potential clues to the culprit? La piuma nera. So, what about the black feather? This is just a theory. Beh. Maybe Apom was climbing the tree and got attacked by the owner of the black feather. Grazie. È ovvio. Does the feather call to mind a certain characteristic of the culprit? Che forse è un Pokémon uccello. Pokémon carapace. Yes, no doubt about proprio it. Su una pianta. Ok. Ma è facile capire chi è proprietario. C'è un solo Pokémon che ha le piume nere. Pikachu. C'è solo un Pokémon che ha le piume nere, dai. Allora, c'è un bel po' da fare, quindi direi che per questo primo video posso anche concluderla qui. Nel prossimo continueremo e vedremo di aiutare, di vedere cosa è successo a questo Ipom e magari anche recuperare, perché no, la collana e terminare il nostro primo incarico da detective, seppur non qualificati perché siamo delle persone normali che sono venute qui a Rhyme City. Ogni modo, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video, in descrizione il link per Twitter e anche per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!